pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tempo tra PM e Hooligans, risultato di 1-0 per il PM. Andiamo a parlare proprio con il portiere. Risultato di 1-0 per voi, state giocando bene, hanno attaccato la squadra avversaria, Hooligans hanno messo un po' di difficoltà, però tu questa sera sei un muro, cosa mi dici? Dobbiamo continuare a difenderci con tutte le nostre forze, dobbiamo evitare i tiri che ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo e dobbiamo cacciare la cattiveria che ci manca alla fine in questo momento. Quindi cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Dobbiamo essere più aggressivi, più cattivi, più aggressivi appunto sulle palle in movimento, siamo un po' cattivi questa sera. Si può proprio per il secondo tempo andare a parlare con i... Bello. Primo tempo che vi vede attaccare ma perdere di una rete a zero, cosa mi dici? Speriamo di risolvere la partita nel secondo tempo. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Dobbiamo giocare più la palla, cerchiamo troppo l'azione individuale. Vabbè, c'è un po' quello per il secondo tempo, però la seconda parte è in questa post partita un po' particolare, i nostri migliori in campo, Pozzella e Bova, seduti qui tra di noi. Partita tra PM e Hooligans, terminata con un risultato di 2-2. Iniziamo con Bova, il pareggio vi sta stretto perché avete gestito la partita dal primo all'ultimo minuto, però avete incontrato davanti a voi un super Pozzella che ha deciso di non dargli questi tre punti. Su 6 partite è la quinta volta che il tiro avversario è il migliore in campo, complimenti ai portieri del torneo. E niente, siamo un po' sfortunati, però comunque l'importante era passare il turno. Quali sono i vostri obiettivi dopo il passaggio del turno? Ah niente, per come è andato il girone, sperare almeno di fare qualcosa di meglio e soprattutto più gol sotto porta. Buona doccia. Bocca a me. Ok. Siamo qui con Super Pozzella, migliore in campo di questo match, decisive le sue parate per il PM. Pozzella, la tua squadra oggi è riconoscibile, estremamente cinica nel fare tre tiri in porta per lui, però molti dei tuoi giocatori erano proprio totalmente stanchi, fuori forma e fuori partita. Dispiaciuto e rammaricato per la prestazione della squadra. Non mi interessa essere migliore in campo, sono veramente rammaricato perché la squadra gioca proprio senza cuore, irriconoscibile. Cappino a terra, Baldini a mezzo servizio. Sì, purtroppo stavamo a Ciaccatelli, io compreso nelle partite precedenti, ma non mi aspettavo una prestazione così deludente. Non sappiamo l'esito delle altre partite, ma con ogni probabilità avete perso il primo posto, cosa che vi è mancato a prescindere da questa partita pareggiata. Secondo te qual è il rammarico nel girone per non aver fatto il primo posto? Beh, ci è mancata la continuità, ci è mancato il gioco, quello che ci ha contraddistinto negli altri tornei, e purtroppo dobbiamo assolutamente cercare di modificare in meglio la situazione in modo molto celere, perché saranno le prossime partite decisive. Ci vediamo al prossimo turno. Grazie.